È l'opera di Alessandro Sciscione, Il sogno è dell'anima, il pensiero è dello spirito, a vincere il concorso Un Palio d'Artista per il Rione, vincitore nell'edizione 2023 della sfida e delle gare atletico-sportive di Perugia 1416, indetto dall'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e riservato agli studenti iscritti. Sciscione, al primo anno di pittura, si aggiudica così anche il premio di 500 euro offerto dall'Associazione APS Perugia 1416 per l'ottava edizione della rievocazione che si terrà a Perugia dall'8 all'11 giugno prossimi. A decretare l'opera vincitrice del bando è stata la commissione di esperti che, letti e analizzati i relativi concept dei cinque progetti partecipanti, ha decretato con votazione unanime il vincitore del bando 2023. Ha valutato positivamente dal punto di vista tecnico e interpretativo l'opera di Alessandro Sciscione con la seguente motivazione: stilisticamente è l'elaborato che meglio si adatta alle esigenze interpretative dell'Associazione Perugia 1416, perché nelle motivazioni ha preso quali punti di riferimento la pittura a fresco e ad olio presente a Perugia, rielaborando autonomamente la figura del grifo in una composizione che richiama simboli e colori dell'epoca. Rappresenta il grifo che sorvola Perugia e la protegge e come fosse il suo tesoro. Per la rappresentazione del grifo sono state prese in riferimento varie iconografie presenti nella città. La tecnica utilizzata è la pittura ad olio e per il concept sono partito da una citazione di Capitini che è "Il sogno è dell'anima, il pensiero è dello spirito". Devo dire che è una grande novità rispetto anche agli altri pali perché è un palio dipinto su tela. Alessandro Sciscione è il fortunato vincitore, ma fortunato no, perché veramente se l'è meritato. Ed è un palio veramente coinvolgente, dove ci sono simboli che ritornano all'iconografia classica di Perugia, con un grifo che avvolge la città e lo protegge addirittura con la coda.